Oggi siamo in piazza perché purtroppo in questa pandemia, durante il lockdown, il 13% degli studenti ha abbandonato la scuola. I livelli di dispersione scolastica e povertà educativa stanno aumentando e il piano di riapertura della ministra Azzolina e del governo è stato completamente fallimentare. All'università non va tutto bene, al contrario appunto di quello che viene detto dal Ministero da settimane. Ci sono problemi sulla riapertura, sul funzionamento delle strutture, perché per anni si è definanziato sul settore universitario. La situazione è drammatica, quindi bisogna necessariamente investire all'interno del settore universitario, sia in diritto allo studio, sia rispetto in generale all'accesso. Arriveranno i soldi del Recovery Fund, credo che una priorità debba essere data all'istruzione. Vogliamo di nuovo i nostri luoghi per riparlare, per riconfrontarci, le assemblee di istituto, la rappresentanza, ciò che prima avevamo e vogliamo comunque avere di più, perché noi non siamo mai stati ascoltati riguardo la scuola, su come ripartire. Vogliamo sicuramente essere presi comunque, vogliamo essere ascoltati.